Radio Radicale, siamo con la senatrice Elena Fattori del gruppo Misto Sinistra Italiana per parlare delle polemiche sull'espulsione del senatore Vito Petrocelli, che è presidente della Commissione Esteri. Allora, abbiamo visto che ci sono state le dimissioni annunciate dei membri della Commissione Esteri e l'obiettivo è quello di far decadere il senatore Vito Petrocelli. Allora, su questa vicenda ci sono ancora alcune cose da chiarire. Innanzitutto, sono arrivate le dimissioni dei membri della Commissione Esteri alla Presidenza? Io credo di sì, mi risulta di sì, che sentivo oggi che la Commissione non si riunisce più perché si sono dimessi tutti tranne il senatore Airola. Allora, una volta successo questo, volevo chiederle un'altra cosa. Allora, Petrocelli fa ancora parte del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, perché voglio ricapitolare un po' la situazione. Il 25 aprile Petrocelli fa un tweet, ancora nel Movimento 5 Stelle, in cui ricorda il 25 aprile con la Z maiuscola dei carri armati russi che hanno invaso l'Ucraina. E Conte annuncia la sera del 25 aprile, se non ricordo male, la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle. Dopodiché, che cosa è successo? Ma a me risulta che il senatore Petrocelli sia ancora nel gruppo parlamentare 5 Stelle, il che è abbastanza strano perché tutti, il Movimento 5 Stelle ha espulso penso un terzo del gruppo parlamentare Senato ogni qualvolta qualcuno non votava la fiducia a qualche decreto. Addirittura la fiducia al governo Draghi sono stati espulsi anche gli assenti non giustificati. Per cui il fatto Allora, che. senta, scusi se la interrompo. L'espulsione in che tempi è avvenuta? Spesso in tempi brevissimi, Tipo un addirittura giorno, qualche mezza giorno. Sì, giornata? nel mio caso io non votai la fiducia, ma semplicemente uscii dall'aula per il decreto sicurezza 1 di Salvini e fui sospesa all'epoca, ma nel giro di pochissimo tempo, comunque richiamata. Chi non ha votato la fiducia al governo Draghi è stato espulso dopo pochi giorni, quindi è abbastanza incomprensibile per cui la ragione per la quale invece, nonostante i Senta, proclami. allora, scusi tanto, allora, scusi se la interrompo di nuovo. Quando lei è stata espulsa, contestualmente la sua scheda è sparita da quella del gruppo parlamentare del Movimento 5 In Stelle? realtà io sono stata sospesa e poi dopo mi sono autosospesa nel gruppo misto e sono andata lì e naturalmente non c'è stata più la scheda M5S, ma questo per tutti i senatori nel momento in cui vieni espulso non risulti più nel gruppo parlamentare, ma da subito. Certo. Allora, la cosa che mi ha sorpreso oggi è che io sono andato a vedere le schede del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Come vedete, la data è quella di oggi, del 5 maggio del 22, e nella scheda ho trovato, nell'elenco dei nomi, ho trovato anche quello del senatore Petrocelli. Allora, lui non sarebbe stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Questo cosa comporterebbe? No, non è stato espulso assolutamente. Se risulta ancora nel gruppo parlamentare, è ancora nel Movimento 5 Stelle. Io posso intravedere una ragione, nel senso che secondo la riforma del regolamento del Senato avvenuta nella scorsa legislatura, tu decadi dalle cariche, quindi dalla carica di presidente o di vicepresidente, qualunque carica di commissione, solo se esci tu dal gruppo parlamentare e vai nel misto. Tutti gli espulsi, tipo il senatore Morra o a Vilma Moronese, che sono stati espulsi pur essendo presidenti della commissione, sono rimasti presidenti della commissione. Allora, Quindi queste però poi. erano commissioni bicamerali, allora quella di Morra è Ma bicamerale. quella di Moronese è la commissione ambiente. Lei è stata Ok. espulsa e rimasta presidente della commissione. Io voglio sperare che non sia una ragione politica, perché il fatto che ci sia un trattamento così particolare per Vito Petrocelli, che nonostante i proclami ancora ad oggi non è stato espulso, io voglio pensare che sia l'attesa che se ne vada lui dal Movimento 5, dal gruppo parlamentare, in modo che decada anche da presidente di commissione. Ma se lui decidesse di non andare via dal gruppo 5 Stelle e di non dimettersi da presidente di commissione, rimarrebbe presidente di commissione. Però mi dispiace dirlo, se il capo politico del 5 Stelle annuncia un'espulsione per motivi abbastanza ovvi, visto che ha fatto un tweet inaccettabile, comunque non ha votato una fiducia, poi lo deve fare, altrimenti mi deve spiegare le ragioni politiche per cui questo ad oggi ancora non è avvenuto. Certo, mi spiega il caso della Moronese? La Moronese è stata espulsa per non aver votato la fiducia al governo Draghi,
ma Era presidente della commissione? presidente della Della Commissione commissione. Ambiente, essendo stata espulsa, rimane presidente. Ecco, perché? Viceversa, perché il regolamento impone che se tu cambi volontariamente gruppo parlamentare durante la legislatura, perdi gli incarichi nelle commissioni. Se invece sei espulso dal tuo gruppo parlamentare, li mantieni. Quindi Petrocelli, non avendo dato le dimissioni dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, resta saldamente in carica e se fosse espulso lo resterebbe uguale. Rimarrebbe in carica, sì. Ho capito. Quindi c'è una tecnica per farlo espellere, cioè per indurlo alle dimissioni. No, quella è una cosa Ma volontaria. certo, in qualche modo per... Democraticamente è stato eletto Certo. presidente di commissione, quindi l'unico modo è che lui decida di andarsene da lì o dal gruppo 5 Vede Stelle. qualche ambiguità in questa vicenda? Io sì, la vedo tanta, perché un conto è dire questa cosa è inaccettabile, quindi Vito Petrocelli non fa parte più del nostro gruppo, e poi lasciarlo nel gruppo con dei precedenti diversi, perché ripeto, dal 5 Stelle sono stati espulsi tantissimi senatori, ma Vito ancora no. Quindi Giuseppe Conte, che va in TV a dire non è più del Movimento 5 Stelle, dice una cosa non corretta. Sì. Senta, lei in che commissione è qui al Senato? Io sono in Commissione Agricoltura e Diritti Umani. Senta, come trova questo nuovo corso di Conte che si sta opponendo al termovalorizzatore, che dice no all'invio di armi offensive? Adesso non si è capito. Allora, il termovalorizzatore è un totem del Movimento 5 Stelle perché contraddice una politica di riciclo, riuso, riutilizzo, e comunque il termovalorizzatore a Roma sarebbe disastroso perché senza raccolta differenziata dovrebbe bruciare l'indifferenziato. Questo vuol dire che non è un termovalorizzatore, perché laddove bruci l'umido insieme al secco vuol dire che non termovalorizzi niente. Ma soprattutto contraddice il piano rifiuti regionali fatto dalla Regione Lazio, che invece è stato approvato da tanti gruppi. Zingaretti era contrario. Zingaretti nel piano regionale ha stabilito che non ci fossero nuovi inceneritori, perché si sarebbe proceduto per una via molto più virtuosa di quella che sta procedendo Gualtieri. Per quanto riguarda le armi offensive, io faccio parte di una forza politica che ha votato contro l'invio di armi. Non ci sono armi offensive o difensive, è abbastanza ridicolo dire mandiamo solo armi difensive, non ha molto senso. Io trovo che sia un modo per rimanere un po' di qua e un po' di là per fini elettorali. È chiaro che in questo momento schierarsi da una parte o dall'altra può fare la differenza al momento delle elezioni. Senta, che differenza c'è secondo lei tra Conte e Di Maio? Che differenza c'è tra questo? Sono due persone con due formazioni completamente diverse. Di Maio mi ha espulso in qualche modo, non ho È un buon stato lui? rapporto, è È stato stato lui? lui a indurmi a dimettermi dal gruppo Non l'ha parlamentare. fatto volontariamente, è stata indotta a farlo. Beh Come sì, dicevo prima alla per... fine era una situazione talmente difficile che ho dovuto autosospendermi. E sono due persone completamente diverse. Io trovo che Giuseppe Conte rappresenti molto poco quello che è il Movimento 5 Stelle delle origini, una persona abbastanza forse più democristiana, no? Che di rottura. E anche questa verve che si vuole dare come persona eversiva è poco credibile, anche nei fatti. Di fatto ha governato Più per. eversiva, più che eversiva, diciamo di lotta. Eversiva dello status quo, non Ah, eversiva ovviamente, no, non no, no, certo, ci mancherebbe esiste altro, no, perché a anche dire una cosa così, insomma. un'eversione soft, Ok. diciamo. E ha governato per tanti anni, molte delle la situazione in cui ci troviamo ora dipende da un governo Conte 1, un governo Conte 2. Mettersi adesso a fare opposizione spinta a cose che tutto sommato hanno votato in questi anni, a 10 mesi dalle elezioni, mi sembra più Secondo strumentale. lei l'elettorato capisce che viene fatto a fini diciamo, di raccolta di consenso o non per coerenza politica? Allora, l'elettorato 5 Stelle io lo conosco abbastanza bene perché ho militato da 15 anni, non è convinto da Conte. Esiste però una fascia di popolazione che lo vota non tanto perché 5 Stelle, ma perché è quella figura che in qualche modo durante la pandemia è apparsa come il padre tutelante della popolazione.
È come se avesse fondato un nuovo partito. Questo non è, quello di Conte non è il Movimento 5 Stelle, tant'è che molti attivisti adesso si stanno raccogliendo attorno ad altri, attorno alla figura di Battista che si è avvicinato a Conte, però sono due persone molto diverse, attorno all'alternativa c'è, si Ma stanno come creando. trova questa cosa, questo avvicinamento di Di Battista a Conte, insomma, questo modo di... Perché Conte si prepara a diventare più, diciamo, movimentista. Ce lo vedo talmente poco Conte movimentista con tutte le scelte che ha fatto e la sua verve, diciamo, di moderato, no? Lui è un moderato e lo vedo poco con Di Battista. Sarà un'affinità breve, secondo me. Se poi riescono a creare qualcosa, credo che su molti punti dissentiranno. Certo. Vuole dire qualcosa sulla guerra, su come il nostro paese si sta rapportando al conflitto e di quello che sta facendo il governo? Vede anche un Draghi un po' stanco? Guardi, io sono in opposizione, quindi se Draghi è stanco è un segno che magari lascia un po' più di spazio alle opposizioni e si accorge che esiste anche un'opposizione che può dare una mano. Quello che mi colpisce di questa guerra è lo scadere del dibattito, nel senso che c'è accanto a noi una tragedia umana immensa e i toni che si usano anche nelle trasmissioni o comunque nel dibattito sono talmente di contrapposizione violente, anche un po' becere, dove ognuno cerca di sfruttare politicamente questa guerra per schierarsi di qua o di là, che lo trovo eticamente poco corretto. Come trovo poco corretto nei vari salotti televisivi fare questi falsi confronti tra due visioni del mondo, dove da un lato c'è il propagandista russo che chiaramente Che ha non la manca visione mai. che non manca mai e dall'altro lato ci sono i partiti che si scannano per dargli ragione o torto per fini elettorali, fondamentalmente, quello che si schiera pro, quello che si schiera contro, ma onestamente ci vorrebbe un dibattito tra i propagandisti russi e gli oppositori russi, per esempio. Non si può fare perché gli oppositori russi rischierebbero la vita a esporsi in un dibattito televisivo, ma quello sarebbe veramente dare due visioni diverse dalla faccenda. Trovo che il dibattito sia molto scadente in Italia e dare troppo spazio alla propaganda russa crea confusione nel paese. E lo dice una persona che è stata titubante e non ha votato l'invio di armi, però lì c'è l'aggredito e l'aggressore. E l'aggressore non può avere libera voce sui nostri canali televisivi, francamente. Bene, io la ringrazio molto per averci un po' spiegato quello che pensa di questa vicenda, della vicenda di Petrocelli e sulla sua espulsione, che mi sembra non ci sia stata da quello che vediamo sulla composizione del gruppo parlamentare che abbiamo stampato oggi. Io la ringrazio di nuovo, grazie a Elena Fattori del gruppo misto Sinistra Italiana. Grazie a voi di Radio Radicale che siete veramente profondi e sempre presenti sulle questioni. È veramente una radio che apprezzo moltissimo perché dà veramente le voci dove si decide, dove ci sono le istituzioni e non è mai superficiale.